Buone notizie per gli amanti della montagna Teramana. A partire dalle 8 di domani, sabato 29 giugno, l'impianto di risalita della Madonnina ai Prati di Tivo tornerà in funzione. Con questa riapertura prende ufficialmente il via la stagione estiva nella rinomata stazione turistica. La notizia è stata data dall'assessore regionale alle infrastrutture Umberto D'Annunzio, portando una ventata di entusiasmo in tutto il comprensorio del Gran Sasso. È una cosa importantissima, peccato che gli operatori, lo veniamo a sapere dagli organi di stampa, date le dichiarazioni dell'assessore D'Annunzio, che ringraziamo, per dirci che si poteva aprire. Questo non va bene perché sia la Gran Sasso Termano, in quanto proprietaria degli impianti, che il gestore devono capire una volta e per tutte che gli impianti sono una infrastruttura fondamentale e che consistono in uno degli attrattori del posto. Quindi non si può amministrare questo bene in questa maniera, aprire un giorno sì, dopo dico faccio, non faccio. Non va bene, non va bene, non va bene assolutamente. La cosa più importante per voi quindi è quello di programmare il futuro della stazione. È chiaro, è chiarissimo, senza sapere, senza poter programmare, già stiamo in una situazione complicata in quanto Prati di Tivo sta avendo, diciamo, da anni grossi problemi anche per il fatto della cabinovia degli impianti. E se in più non si può neanche programmare, si lavora male e si dà un disservizio che dopo va a risentirlo il visitatore e quindi questo non va bene. L'impianto di risalita è di fondamentale importanza per il turismo locale, poiché consente di raggiungere comodamente in cabina la Madonnina, punto di partenza ideale per escursioni a piedi verso i rifugi Franchetti e la vetta del Corno Grande. La riapertura dell'impianto quindi rappresenta un segnale positivo per l'intera area, che si prepara ad accogliere turisti appassionati di montagna, desiderosi di esplorare le bellezze naturali del Gran Sasso. Prati di Tivo ha delle bellezze innate, intrinseche, che sono innegabili e per quello Prati di Tivo può soltanto risorgere, ma dobbiamo avere gli strumenti per poter farlo.